Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video TuttoTech. Avete visto la scenetta iniziale? Siamo in estate. Bello, possiamo andare al mare, prendere il sole, giornate stupende, sempre più lunghe, possiamo stare in compagnia, fare il barbecue, divertirci con amici e parenti. Ma la sera, quando ci andiamo a coricare, potrebbe succedere quello che avete visto poc'anzi. Oppure provate a pensare quante volte state cucinando e nel frattempo arrivano mosche, zanzare, moscerini. Vi basterà piazzare la nostra lampada sul tavolo piuttosto che in prossimità del piano di cottura o dove state lavorando e le zanzare avranno pane per il loro pungiglio. E noi della TuttoTech abbiamo visto in giro un prodottino su Amazon che sinceramente ci ha stuzzicato. Come possiamo risolvere questo annoso problema delle zanzare? Che purtroppo poi, sempre di notte, mentre siamo nel clou del sonno, vengono lì a romperci le scatole? Beh, abbiamo pensato che il prodotto di oggi può fare il caso nostro. Stiamo parlando di Palone. Lo so, il nome è un po' così, però vi posso garantire l'ho accesa ieri sera e fa egregiamente il suo lavoro. Andiamo a vederlo un po' più nel dettaglio. Allora, nella confezione troviamo la racchetta con la quale acchiappare le zanzare, poi vedremo nello specifico come funziona. Ma non solo, adesso arriva il bello. C'è il filo USB, mini USB, con il suo caricabatterie. Perché? Perché non solo può essere utilizzata come racchetta per poter acchiappare le zanzare in giro se avete voglia di fare moto in casa vostra, ma bensì la inserite nella sua basetta e questa si ricarica, quindi non serve cambiare le pile. Oh cavolo, non funziona più, non trovo le pile, devo andare a comprare le pile, tutte quelle cose che succedono. Ma basterà semplicemente metterla in questa basetta, inserirla, prendere un adattatore per cellulari e mettere l'USB, collegarlo ad una presa di corrente e poi accenderla. Vedete? Si è acceso, non so se lo vedete bene da vicino, si è accesa la luce blu. Quindi la racchetta funziona in due modalità. C'è la prima modalità racchetta, quindi andiamo a metterla nella prima posizione, poi vi faccio vedere nello specifico bene i tasti. Premiamo il tastone gigante che c'è qua e ci divertiamo a fare un po' di Wimbledon in casa. Se invece poi alla sera andate a letto, la inserite nella sua basetta di ricarica, quindi rimarrà sempre in carica, la spostate sulla seconda modalità e la lasciate lì, vicino al vostro letto, magari ai piedi del letto, in modo tale che la luce non è molto intensa, però magari c'è qualcuno, tipo mia moglie, che non vuole assolutamente luce nella stanza. Quindi mettendola lì ci sarà un leggero blu che aleggia in fondo al letto e tutte le zanzare, moscerini, farfalle, topi, rane, coccodrilli si fionderanno contro questa e spam! Ecco, l'unico contro è il rumore che fa quando la zanzara va a spiaccicarsi. Chiunque di voi abbia posseduto una racchetta per acchiappare le zanzare avrà sentito il rumore che fa. È un bello schioppo. E ieri sera eravamo lì che guardavamo la tele, ho detto, ma testiamola un attimo. L'ho messa appoggiata lì sul mobile, davanti alla finestra, in modo tale che le zanzare confluissero qua. E vi posso garantire che faceva dei belli schioppi. Adesso però andiamo a vederla un po' più nello specifico, così vi spiego i tasti che ci sono e poi vi dico il prezzo di questo magnifico prodotto, perché ieri sera l'ho lasciata accesa tutta la notte e ha fatto egregiamente il suo dovere. Quindi non mi sono dovuto più mettere lì a smanacciare per aria, a tirarmi schiaffi in faccia da solo per poter cacciare quelle fastidiosissime zanzare. Una cosa vi chiedo, se qualcuno di voi sa che cosa servono le zanzare, me lo scriva qua sotto nei commenti. Adesso, detta questa pirlata, possiamo andare a vedere nel dettaglio la racchetta con la sua basetta. Nella parte laterale c'è il selettore per tenerla tutta in giù spenta, modalità racchetta, modalità lampada per poter acchiappare e attirare le zanzare. Nella parte frontale poi ci sono i LED che vi indicano la carica del prodotto una volta collegata alla sua basetta. Bene ragazzi, video molto veloce, spero di avervi spiegato
effettivamente come funziona di avervi convinto. Io ho visto un video su vari social e devo dire che ritrovo tutto quello che ho visto nel video. Funziona veramente, nel momento in cui lo lasciate lì attira gli insetti e li secca. Quindi alla sera stop a giocare a pallamano. Il prezzo di questa meraviglia, secondo me, è tra i 29,90€ e i 31,90€. Io l'ho acquistato pochi giorni fa a 29,90€, adesso si aggira sui 31,90€. Sì, costa di più di una racchetta normalissima, però vi dà anche il vantaggio della lampada, quella che attira gli insetti, molto più grossa, che costa molto di più. Vi metto qui sotto in descrizione il link per poter acquistare direttamente il prodotto e mi raccomando, ricordatevi anche di andare a visitare il nostro canale Telegram TuttoTech1. Vi ringrazio perché parecchi di voi hanno colto questo messaggio e sono andati a cliccare per poterci seguire. Noi metteremo lì, ripeto, delle offerte che troveremo su Amazon, ve le copiamo direttamente lì, oppure vi metteremo delle foto, delle curiosità o dei video che abbiamo girato e che abbiamo caricato su YouTube. Chi mai se lo fosse perso può ritrovare anche lì. Detto questo ragazzi, ora vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci vediamo al prossimo video. Ciao!